Ludopatia, una patologia vera e propria, ma troppo spesso sottovalutata. Non da Corbetta, a quanto pare, perché l'attenzione dell'amministrazione comunale sul tema è alta. Si pensi agli ultimi dati disponibili. Nel 2017 sono stati giocati circa 17 milioni di euro, di cui persi 5 milioni solo a Corbetta. Nello stesso anno erano presenti circa 73 slot machine, il 20% in meno, è bene sottolineare, rispetto al 2016, anche grazie all'ordinanza restrittiva comunale sull'orario. Noi abbiamo deciso di intervenire in modo deciso, partendo con un'ordinanza che limita l'orario di attività alle slot machine a Corbetta, una formazione verso gli esercenti, una formazione a scuola verso le famiglie, genitori e bambini. Nel 2017 abbiamo vinto un bando regionale per fare delle azioni di contrasto alla ludopatia. Ecco, con questo bando abbiamo fatto la prima indagine sulla percezione del gioco d'azzardo nei genitori in Italia, quindi la nostra è stata la prima indagine, ne è scaturito anche un libro e da qui diciamo è emerso che il 40% dei genitori non percepisce il gratta e vinci come un gioco d'azzardo, per esempio, no? E quindi sono determinate problematiche che invece vanno approfondite meglio. Abbiamo fatto un laboratorio importante con i ragazzi delle scuole medie e delle scuole superiori, dove abbiamo ricreato qui in comune una sorta di casinò. Ecco, i ragazzi sono stati invitati a giocare alla roulette, alla slot machine, al gratta e vinci, attraverso anche delle proiezioni poi informatiche con l'utilizzo del computer, ma proprio c'era anche una slot machine e diciamo una roulette vera e propria, ed è stato dimostrato, hanno toccato con mano che matematicamente il banco vince sempre. Quindi il gioco è un gioco, ma non può essere uno strumento per guadagnare, perché il banco vince sempre. Questo è importante perché secondo noi deve esserci una questione culturale per debellare la ludopatia. Ecco, come si fa a iniziare questa battaglia culturale? Seminando tra i giovani che sono il nostro futuro.